Carissimi amici, come state? Bentornati in un nuovo video, sono sola ma la Franci sta arrivando. Oggi è l'8 dicembre e insieme faremo tutti gli addobbi natalizi, quindi addobberemo tutta la nostra casa. Vedi? Sono anche di tema, ho queste orecchiette da renna, però adesso li tolgo sennò faccio un casino. Comunque, ebbene sì, quindi aspettiamo un attimo la Franci che sta arrivando. Inizieremo insieme. Io adoro l'area natalizia, adoro il Natale. Fatemi sapere anche voi cosa, quale festività preferite. Sono curiosa. E niente, iscrivetevi al canale e mettete mi piace, mi raccomando. Ricordatevelo. A dopo. Allora, abbiamo portato su nella sala, come vedete sono in salotto, l'albero, l'abbiamo già montato e adesso aspetto la Franci, parlo ovviamente. E poi qua ci sono altri scatoloni, qua ci sono gli addobbi per la sala, poi qua ci sono le palline invece per l'albero e poi un sacco di altre cose che sono giù. Ma presto vedrete tutto, quindi continuate a guardare il video. Di solito noi prendiamo là per Natale, così, di modo che vediamo l'albero. Il presepe di solito lo facciamo in questa parte, qua dove sono tutti i premi. Però credo anche quest'anno, quindi dicevo amici, credo anche quest'anno lo facciamo qua il presepe perché viene bellino, carino di solito. Di solito le fa mia mamma, ce lo lascia fare a noi. Speriamo venga bene, se no è un casino. Vabbè. Che Natale abbia inizio! Pronti? Amici, è arrivata la frasca! Ciao Franci, come stai? Bene. Sei pronta per fare l'albero e tutti gli addobbi? Pronta. La mamma ci ha dato il compito a noi, quindi dobbiamo fare un ottimo lavoro. Allora amici, queste sono le palline che andremo a mettere nell'albero. Sono queste qua bianche, con scritto Merry Christmas. Aspettate, ecco. Merry Christmas. Sono molto ma molto carine. E poi metteremo anche tutti questi fiocchi di neve brillantinosi. Perdono un sacco brillantini, infatti dopo dovremo spazzare tutto, Franci. Sì. Però va bene. Bellezza. Sono grandi e piccoli. Sì, esatto, sia grandi che piccoli. Ci sono anche le stelline. E poi basta. Carinissime queste. E poi metteremo anche le luci. E non so se quello lo metteremo perché ci pare troppo... Perfetto, iniziamo! Le lucine! Per prima cosa mettiamo le lucine. Sono grossissime. Sì. Vai! Come facciamo? Io sono una... Amici, fateci sapere un po' voi cosa farete a Natale.
Vai. Vai con me. Facci sapere un po' cosa farete voi a Natale. Siamo molto ma molto curiose. Noi faremo il solito pranzo natalizio. E invece a Capodanno cosa combinate? Che cosa combini? Fammi sapere un po'. Non lo so io. Hai poi... Non lo so ancora io, ragazzi. Fanno. Sì? Io non ho idea. Forse mi organizzavo con Matteo. Vero? Sì. Con Marte? Sì, ma sono tutte qua. Raga, è successo che sono andata a prendere sta pallina e mi si è spezzata. Adesso rimettiamo questo stecco al posto e voilà! La pallina è rifatta! Yeah! Scusate, che l'onore di mettere questo fiocco di neve. Wow, che non c'è nemmeno il coso, infatti, il gancio. Quindi la domanda è: come l'attaccherò? Come lo metterò? Ecco, si è rotto. All'orecchino. Ragazzi, come sciarpa? Oddio. Uno, due. A me si è incasato tutto. Ecco. No, la sciarpa forse. Il cobra? No. Il cobra, sì. Quello lì tutto con le piume. Il cobra non è! Serpente! Quando canto questa canzone mi ricorda Lorenzo il tronista. Il cobra. Lorenzo, il cobra. Voi lo guardate, uomini e donne, io sì. Un saluto al cobra. Ciao. Ciao cobra. E ai cobrini. Giù comunque non si... La parte di sotto, raga, non si è cagata proprio noi, cioè, perché nella ripresa non si vede la parte sotto, quindi noi... Ma è vuota la mia, cioè... Abbiamo detto che all'albero delle del Toro Sister non può mancare la ballerina, guardate che carina. Bella. Tutta adesso dorata. La mettiamo insieme. Sì. Mm-hmm. Guardate quanto fa luce. Dove la metteremo? Bellissima. Sì. La mettiamo.
passiamo, scegli te, o al presepe oppure all'addobbi spazi per casa. Cosa vuoi fare? Presepe. Ok, che è più lunga magari come faccenda. Amici, sto attaccando la palla che ha creato mia mamma. Mia madre! Madre! Guardate! Si è staccata! Oh, che bella! Che bella! Babbo Natale sei? La base del nostro presepe che andremo a creare, e questi sono tutti, dove sono? Lì. Ah, eccoli, sono tutti nascosti nella capanna, personaggi. Sono tutti a riposare. Sei pronta per fare questo presepe? Ok amici, ci siamo. Per iniziare l'addobbo. Abbiamo già messo le luci, siamo al babbo, ci ha aiutato. Perché sennò non sarebbe stato. Guardate che carino, già illuminato così. Carino, sì. Questo, spieghiamo un po' come l'abbiamo fatto questo. Questo l'abbiamo fatto con delle scatole, sì, di cartone. Sì. E poi anche qua abbiamo... E l'abbiamo ricoperto con tutta questa carta qua. Tipo, non mi ricordo, è da un paio d'anni che si usa questo tipo di presepe. Questa struttura qua. Però ci piace, quindi lo facciamo. Sì, comunque vedete un po' di montagna. Sì, la montagna. La pianura, insomma. Un po' di poi montagna. Già abbiamo messo la capanna. Questa capanna è bellissima, secondo me. Però il bambino no. Ah, ma questo è figo. Ah no, eccola. Lo mettiamo dietro di solito, perché Gesù nasce il 25, quindi... No? Sì, bravo. Lo mettiamo dietro. Adesso ragazzi, iniziamo a addobbare. È carino, perché poi abbiamo tutti i personaggi, tipo, tutte le capanne come in questa capanna qua, tipo... Guarda. Il pescivendolo. Adesso manca almeno, ma ce lo mettiamo. Non sta dormendo, ragazzi. Lui di solito lo mettiamo vicino al fiume. Sta dormendo. Amici, adesso vado a mettere i tre maialini nella loro casina. Questi sono la Francesca, Filippo e l'Emma. I tre maialini sono tanto carini. Adesso li metto. Sì, Sassini, il muschio, mi manca tutto. La mamma ha detto libero ispirazione, quindi io ora scrivo un bel EDT sopra il presepe e belle fatte. No dai, scherzo. Allora adesso sto andando a mettere questi sassolini tutti marroncini, direi questi mettiamo in montagna, no? Ragazzi, il lavoro è creatività. Per fare il presepe dobbiamo ispirarci, insomma. Noi siamo ispirate stamattina, devo dire. Abbiamo troppe idee e per adesso è un po' complicato. Vi facciamo vedere un po'. La borracina. Poi a me non mi piace chiamare borracina, si chiama muschio. Cosa stai mettendo, Emma? Il muschio! Il muschio, faccelo vedere, brava! Il muschio! Il muschietto! Un po' di muschio... Un po' spazio lo metto? Sì, va. Non so, sto in un battaglio. Si vede? Sì, ecco, sentiti libera, ispirata. Infatti, guarda. Ti stanno un po' cedendo le corna in testa. Anche per sempre.
vedere. Amici, guardate che bellezza. Secondo me è stracarino. Allora, qua abbiamo tutto il gregge con le pecore. Poi qua la stradina per arrivare alla capanna, che secondo me è bellissima. Qua abbiamo la fattoria. Qua saliamo su verso la montagna, troviamo il pescivendolo, i re magi che ancora devono fare tanta strada. E poi sulla montagna. La montagna con il laghetto che non si vede nemmeno, però va bene. E voilà, ecco fatto il nostro presepe. Vi piace? Fatecelo sapere nei commenti. Noi intanto abbiamo pranzato, abbiamo fatto un po' di TikTok, foto, eccetera. Adesso dobbiamo continuare con gli addobbi nella sala. Quindi vediamo un po' nelle scatole cosa troviamo. Ho trovato anche questo, come si potrebbe chiamare, addobbo natalizio, sembra un centro tavola con questa candela alla cannella, l'ho accesa perché è buonissima, io adoro le candele profumate, buona, sembra un cane in questo momento che annuso o non so cosa, però è bellissimo questo centro tavola, guardate un po', bello bello. Questo abbiamo messo, e invece nelle altre abbiamo messo queste altre decorazioni a stella con tipo Babbo Natale nel mezzo. Sì, dovrebbe essere Babbo Natale. Con questo panorama pazzesco dietro, bellissimo. Sì, il video finisce qua, però presto usciranno altri video, mi raccomando, rimanete attivi, iscrivetevi al canale, mettete mi piace. E noi speriamo che vi siano piaciute le nostre decorazioni. Sì. E qualche spunto da quello che abbiamo fatto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!